Stamattina ci siamo incrociati a Capodimonte, al campo San Rocco, perché continua il Summer Football Camp della Fedele Management Academy, per intenderci questa accademia del calcio campano, questa scuola calcio, definita così forse anche, anzi sicuramente, riduttivo, camp estivo, si gioca a pallone, ci si allena la mattina al San Rocco, poi il pomeriggio anche a Fuorigrotta, e stamattina al San Rocco c'era una special guest, possiamo definirlo così, il nuovo allenatore, tra l'altro, del Sestri Levante, mister Ciccio Baldini, che è sull'altra linea collegato con noi. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno direttore. Complimenti. Ciao. Innanzitutto in bocca al lupo per il Sestri, parti dalla Serie D dopo essere stato al Bologna con la squadra Primavera, la prima panchina, e siamo tutti quanti con te, siamo sicuri che farai benissimo. Ma speriamo, come si dice, sono andato a far gavetta, siccome mi sono sentito rispondere tante volte da qualche società di Lega Pro che non avevo esperienza, ho deciso di andarmela a fare in Serie D, quindi è importante fare anche un po' di gavetta. Come detto te, ho già fatto gli allievi la Primavera a Bologna e ora inizio questa nuova avventura in una piccola società, ma una realtà molto ambiziosa. Hanno voglia di far bene, mi hanno coinvolto, mi hanno dato entusiasmo e quindi ho accettato molto molto volentieri. Direttore Fedele, farà bene al Sestri Levante Baldini? Da Baldini è stata una vera sorpresa, ti dirò. Conosciuto, apprezzato e onorato di rappresentare per la sua vita calcistica un giocatore che faceva del sacrificio, dell'animosità, della forza fisica, dell'applicazione, del sacrificio. Sembrava che non potesse poi essere bravo ad insegnare calcio, quindi con i piedi mi ha fatto, non è che avesse tanta grazia, però sopperiva con quello che poi è l'animo sugugnante, quello che abbiamo visto ieri. Direttore, non ti sentiamo benissimo, ecco, ti abbiamo sentito visto. Adesso mi sentite? Meglio, eccoci. Dell'animus pugnanti, come ha fatto ieri la nazionale degli Stati Uniti, che negli ultimi 20 minuti, pur essendo distanti, volevano per forza raggiungere. È stata una grande sorpresa, soprattutto nell'insegnamento e nei risultati che ho avuto a volta con il settore giovanile, e oggi che è venuto a dare lusso a questa nostra iniziativa, e ci sarà anche domani, ho visto con quanta applicazione e con quanto amore, ma soprattutto con quanta padronanza riesce a inculcare la BC del calcio a questi giovani. Ecco, e io aggiungo, ho visto negli occhi dei ragazzini, oggi Ciccio ha allenato al San Rocco dei 2001, i ragazzi di 13-14 anni, davvero l'emozione mista la voglia di essere concentratissime, di fare gli esercizi che diceva assolutamente Baldini. C'era con lui, con dei ragazzini più piccoli, anche Gigi Malafronte, il grande mister Malafronte, che salutiamo. Domani anche Baldini per questo Summer Football Camp. Com'è? Gigi imparato per i portieri, continua questo stage per i portieri, davvero una... Ma la cosa è bella, sai che cosa? Che ho trovato Baldini migliorato coi piedi, tanto è vero che mi sono dico, ma è lui o non è lui? Ringrazio il direttore dei complimenti fatti che mi ha fatto, ma ho sentito te che hai detto dei miei occhi, io mi piace troppo stare in mezzo a quel campo, quindi esprimo semplicemente quello che ho dentro, è una cosa che mi piace un sacco, quindi lo faccio con i bimbi di 13 anni come lo faccio con quelli di 30 e lo farò con quelli di 30. Mi piace troppo a tal punto che non riesco a controllarmi neanche se vado a fare una manifestazione, seppur importante, come quella di stamattina, insomma. E poi ho notato oggi molti genitori, soprattutto i papà dietro, venivano dall'altro lato del campo per stare più vicini alla zona all'ombra dove Baldini allenava, faceva gli esercizi e parlava ai ragazzi, proprio per curiosare
usare, se per stare più vicini, occasione che avranno i ragazzi del Mundial Football Camp della Fedele Management Academy anche domani, sempre al San Rocco, di mattina dalle 9:30 ci sarà Ciccio Baldini, potete venire così a conoscere questa realtà, a conoscere i Baldini, a tirare quattro carte.